guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Oggi torniamo a parlare di visti e siamo con Alberto. E si parlerà del visto M1. Esatto. Ci troviamo nell'Upper East Side in un bar che si chiama Dylan's Candy Bar. Siamo al secondo piano del negozio di caramelle, tra l'altro uno dei miei preferiti. E Alberto ci vuole parlare un po' del suo percorso per ottenere il visto M1. Esatto. Quindi la prima domanda che volevo farti è: da dove vieni? Okay. E cosa facevi prima di trasferirti a New York? Ok, allora io sono di Verona. Prima di venire a New York studiavo medicina, studio ancora medicina in Italia, anche perché uno dei requisiti del visto è proprio di avere qualcosa che ti lega all'Italia, cioè non puoi venire qui e fare quello che vuoi, di avere qualcosa che ti tiene legato all'Italia, e quindi appunto io studio medicina ancora in Italia. Poi volevo chiederti quando e perché hai scelto New York, okay, e quindi gli Stati Uniti d'America per questa tua nuova esperienza. Allora, diciamo che li ho scelti non molto tempo fa, nel senso... Confermo. Li ho scelti circa 3 mesi fa, diciamo. Ho deciso di venire a New York, il mio sogno era quello di studiare recitazione. Ho provato in Italia, diciamo, però non riuscivo a trovare quello che faceva per me, anche l'ambiente e tutto, e ho deciso, insomma, di cambiare. Ho iniziato a pensare all'estero, ho iniziato a pensare a diverse città, alla fine ho deciso di fare un grande salto, di buttarmi direttamente in America e quindi a New York. Quindi... grandissimo salto, anche per la tua giovane età. Sì, complimenti. Sì. E l'ho deciso veramente poco tempo fa, ho deciso di buttarmi senza pensare. Bravo. Parentesi, perché lo so, perché confermo, perché praticamente ho ricevuto una mail da Alberto 2 mesi sì, fa, forse? 2 o 3 mesi fa. Sì, e mi chiedeva alcune informazioni sul visto M1, io ancora non avevo troppe informazioni, anche perché non avevo intervistato nessuno. Il mese successivo Alberto mi scrive che era arrivata a New York. Esatto. E quindi mi sono accorta che ha fatto tutto molto velocemente. Tutto molto di fretta. Sì. Qual è stato il procedimento per ottenere il visto? Okay. Costi, tempistiche e che tipo di visto possiedi? Ok, allora io posseggo un visto M1, sarebbe di studi accademici, non accademici, quindi non è un'università, è una scuola. Sì. Nel mio caso è una scuola di recitazione, può essere una scuola di qualsiasi altro tipo. Allora, per quanto riguarda le tempistiche, è importante prendersi per tempo, nel senso che richiedere un visto, io ve lo posso dire, è una procedura molto complicata. Confermo. Quindi prenderti il tuo tempo per capire cosa devi fare, soprattutto non c'è scritto da nessuna parte, nel senso che sui siti delle ambasciate di Roma eccetera tu trovi le informazioni ma parziali, cioè ne trovi una parte, non capisci bene tutto, quindi è molto difficile. Tempistiche, diciamo, un mese se tutto va bene, però bisogna sicuramente iniziare a muoversi prima, altrimenti si trova difficoltà. I costi, allora i costi sono abbastanza, non voglio dire alti, però c'è qualcosa da spendere comunque per ci tasse. Riesci a dire esattamente, se ti ricordi, quanto hai speso? Innanzitutto, sì, hai fatto l'applicazione dal sito, hai usato un avvocato, hai fatto tutto da solo? Dal sito. Allora, innanzitutto all'inizio devi iscrivere alle scuole, cioè fai un'applicazione iscrivendoti tra virgolette alla scuola, o meglio richiedi alla scuola di accettarti. Dopodiché la scuola valuta tutto ciò che tu gli hai mandato, decide se accettarti o no. In quel momento ti manda una lettera di ammissione. Okay. Quando hai la lettera puoi procedere con la richiesta del visto. Okay. La richiesta del visto vede la compilazione di un modulo che si chiama modulo di S160. Sì. Tu devi compilare, però non ricordo se fosse sul sito dell'ambasciata. Sì. Compili questo modulo, paghi una prima tassa che mi pare sia di 144 euro, ho pagato io. Ok, carta di credito? Tutto online? Sì, carta di credito. Okay. Bonifico. Il okay. problema del bonifico è che ci mette qualche giorno in più ad arrivare. Okay. Quindi magari se siete presi alle strette è meglio la carta di credito. Mm-hmm. Dopodiché, quando avete fatto il modulo di S160 e il pagamento è stato accettato, potete prendere l'appuntamento con l'ambasciata o il consolato, a seconda, indifferente. Ecco. E prendete l'appuntamento e poi andate all'appuntamento. Poi c'è un'altra tassa da pagare che è la tassa I-901. Ora non so se è valida per tutti i tipi di visto M, per l'M1 sì. C'è un'altra tassa che dovete pagare, che è un requisito per arrivare all'intervista poi all'ambasciata. Ok, ti ricordi quant'era quella tassa? 180, quindi 180. In tutto più l'applicazione per la scuola sei sotto 500 euro. Sui 500 euro? 400-500 euro. Sì. Ok, quindi hai fatto tutto da solo senza avvocato? Sì, sì. Ecco, forse è consigliabile magari rivolgersi a qualcuno che si fa molta fatica a capire. Si fa fatica e magari a volte non vengono accettati. Esatto, nel momento in cui la scuola ti richiede non è una garanzia che dopo il visto venga accettato. Certo. Poi se hai delle motivazioni valide porti tutta la documentazione, insomma...
è abbastanza probabile che te lo accettino, però okay, non è sicuro al 100%. Mi ricordo infatti che mi chiedevi informazioni sulla recitazione, quindi ti avevo mandato qualche nome, qualche link. Sei riuscito a sfruttare quei link per le scuole? Sì, li ho sfruttati, infatti una delle scuole che ho scelto era una di quelle che mi ha... Ah, sono contenta, bene, bene, ottimo. E un'altra cosa che ti volevo chiedere è: che domande ti hanno fatto in ambasciata? In ambasciata le ho fatto l'intervista al consolato di Firenze. Sì, hai scelto tu la location o ti hanno mandato loro? L'ho scelta io, perché quando compili il modulo di S160 sei tu che puoi scegliere dove fare l'intervista in base a delle date. Firenze era la prima disponibile, quindi ho scelto quella, se no c'è Milano, Napoli e un'ambasciata di Roma. A quel punto, quando arrivi all'intervista, è divisa in due parti. La prima è la parte che viene prima dell'intervista, quindi tu vai lì, consegni tutta la documentazione, sei a posto, passi poi quella che è la vera e propria intervista, che nel mio caso è durata un minuto, quindi molto breve. Così? Sì, sì. La cosa importante dell'intervista, oltre ai documenti, è devi avere una motivazione valida per essere qui, ma soprattutto devi avere qualcosa, ripeto, che ti lega all'Italia, perché se non hai, per il visto M1, se non hai qualcosa in Italia, io perché studio medicina in Italia, qualcun altro può portare un certificato comunque di residenza e o di famiglia insieme separati, ma l'importante è avere qualcosa che ti lega all'Italia, altrimenti non te lo accettano. Infatti alla mia migliore amica, per esempio, le è stato negato il visto B, addirittura il B, cioè un visto da turista, purtroppo non è stato accettato. Anyway, poi volevo chiederti come ti sei mosso per trovare casa e che informazioni hai cercato, e in questo se riesci anche a darci un'idea dei costi dei corsi di recitazione a New York. Ok, allora i costi di recitazione a New York sono abbastanza costosi, nel senso che ci aggiriamo tra i 10 e i 20 mila dollari all'anno, diciamo che paghi la qualità di quello che trovi, di quello che puoi fare. Il mio programma è di 26 ore, io ho pagato tutto l'anno. La mia scuola ad esempio ti permette di fare anche delle ore singole, cioè puoi pagare o fare dei pacchetti di lezioni. Quindi per trovare casa, diciamo che non l'ho cercata prima di venire qua, quindi sono arrivato e ho iniziato a cercare, anche perché quando arrivi qua ti trovi una realtà completamente diversa anche da quella che ti immagini. Mi sono rivolto a diverse agenzie, però diciamo che fai fatica, devi fare. Allora intanto ci sono i siti web, quindi Craigslist ad esempio, quelli lì che ti permettono Rentop, che ti permettono di trovare qualche offerta. E se no devi contattare dei broker, quindi praticamente persone che ti portano a vedere la casa, e quindi prendere dei contatti con un'agenzia, ecco. Diciamo che non è facile trovare casa, anche mettendo insieme quello che è il costo, la posizione, tutto cui necessiti. Quindi io ci ho messo due settimane. E prima stavi in un Airbnb o hotel? Stavo in un hotel. Mi accennavi che c'è bisogno comunque di aprire un conto americano in banca. Esatto. Hai usato Bank of America per caso? Sì. Classico. Sì, e a volte serve anche il garante, però magari parlando qua e là riesci anche a fare a meno del garante. Può essere che ti venga richiesta un'assicurazione in cui da pagare, ad esempio, però comunque il conto devi averlo, un conto americano. Quello è fondamentale. Ok, e come ti sei mosso per trovare il broker? Attraverso internet, quindi cerchi, vai sui siti, inizi a contattare persone che ti fanno delle offerte, è molto così. E per esempio, quando eri in Italia, che tipo di informazioni cercavi per trasferirti in America? Di cosa avevi bisogno? Allora, beh, innanzitutto per ciò che riguardava il visto, quindi tutto il visto, poi l'assicurazione sanitaria, un'altra cosa importante, biglietti aerei, vabbè, scuola, sì, anche casa, però quando sei là fai fatica a venire qua per iniziare a cercare. Infatti lo consigliavamo, se vi ricordate, nell'intervista che abbiamo fatto a Davide. Davide anche consigliava di cercare casa in loco, non da fuori, perché è molto difficile. Esatto. Sì, devi cercare qua, poi devi dimenticarti l'idea che tu vai in un'agenzia e che ti danno la casa, devi cercare attraverso internet, dopo lì contatti in broker. Le principali differenze che noti con l'Italia? Allora, innanzitutto la gente, qua c'è un ritmo proprio di vita, no? Che è più elevato, la gente va veloce per strada. E tu stesso impari a fare come loro, perché anche io mi accorgo che cammino più veloce di prima, insomma. Sì, ti adegui, no? Ti abitui a tutto l'ambiente, quindi su quello sicuramente poi una maggiore, più opportunità. Sì. Quello in tutti lavorative i sensi. O? Sì, lavorative, principalmente lavorative, ma anche i metodi che si applicano nelle piccole realtà come le scuole, ma poi anche nel lavoro sono sicuro che sono diversi, cioè sono più
diciamo che anche quando riguarda le scuole ti impari divertendoti veramente, almeno questo è quello che ho percepito. Io sono qui da 2 settimane, quindi non posso più di tanto. Secondo me anche è diverso il modo di studiare, di lavorare, di pensare, la libertà che danno, no? Di pensare anche, sì, è quello la base. E una cosa che ti piace tantissimo di New York? Di New York? Ci sono tante cose che mi piacciono. È la prima volta per te in anticipo? Sì, la prima volta. Sì. Come luogo intendi o come... In generale, non so, dall'energia, se ti piace il cibo, se ti piace un posto in particolare. Allora, il cibo mi piace, nel senso che in America in generale, secondo me, sul cibo non è proprio un malaccio. E il problema magari sono le salse, quello che ci mettono sopra, no? Che va un po' a rovinare il gusto. Però no, come cibo... Però le puoi chiedere sempre on a side. Sì, esatto. Mi piace proprio l'energia, E poi di notte ti affacci la finestra e vedi la gente che cammina come fossero le 8 di mattina. Sì, perché forse è quello, è una città che non si spegne mai. Anche cioè... perché tu alloggi non lontano da Times Square, se non sbaglio. Esatto, sì. Quindi c'è un movimento pazzesco. Sì. Volevo sapere, e poi prima di concludere questa intervista, se sei arrivato che già parlavi inglese. Diciamo di sì, possiamo dire a un livello B2, come... però non basta, nel senso che io incontro molte difficoltà ancora a capire, perché fare le frasi, quello ci riesci anche con un B2, però qui parlano molto veloci, in America in generale parlano veloci, quindi devi farti l'orecchio, insomma. In che modo ti stai aiutando? Stai cercando di comprendere meglio l'americano? Esatto, allora innanzitutto devi cercare di stare, se conosci degli italiani qua, stare il meno possibile con gli italiani. Perché se l'obiettivo appunto è imparare la lingua. Sì, perché altrimenti ti ritrovi a parlare sempre in italiano. Sì. Diciamo che di italiani ce ne sono, però neanche tanti alla fine rispetto ad altre città, tipo Londra, in cui sono per lo più forse molti, non hai ancora incontrato. Molti, sì, no, qualcuno datti tempo. Qualcuno l'ha incontrato, però sì. L'importante è parlare con le persone, anche se è una sciocchezza, diciamo, certo. Per fare un discorso, perché devi allenarti. Certo. Perfetto, per concludere, che consigli ci dai quest'oggi? Allora, il consiglio che posso dare in generale è quello che quando si ha voglia di fare qualcosa, di intraprendere una strada, ci si sente portati per qualcosa, l'unica cosa da fare è buttarsi. Io ho scelto New York perché New York mi offriva ciò che mi serviva, quindi devi andare dove c'è quello che ti serve, in poche parole. Quindi non avere paura? No, la paura no. La paura devi metterla da parte completamente, perché poi qua non puoi avere paura. Devi azzardare. È impossibile, sì. Perfetto. Allora ti ringraziamo per essere stato con noi oggi. Grazie, Alberto. Grazie per l'intervista. Io vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto questo video e nei commenti fatemi sapere se volete altri video di questo genere da New York. Per oggi è tutto, Chiari Ladyboss e Alberto. Ciao. Bye guys!